montagna sembra più grande ogni volta che ci salgo. È vero, fa lo stesso effetto anche a me. Dai, tu sei cresciuto qui, semmai ti sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi ragazzi, tutto bene la salita? Sì, beh, più o meno, ma è bello vederti. Che gli prende? Ehi, 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 allora ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Ehi, come va? Deve essere difficile senza le tue... Basta. Io volevo solo... So cosa intendevi. Davvero, l'ho superato. Voglio solo che ci divertiamo, va bene? Come abbiamo sempre fatto. Dannata c'è la tua del cazzo. Ghiacciata? Ovviamente. Ci sarà un altro ingresso? Ci sono 1000 ingressi, ma sono tutti chiusi. Deve esserci una finestra che possiamo aprire. Qualcosa del genere. Aspetta. Vuoi fare un'effrazione? Dubito si possa parlare di effrazione a casa tua, no? Non se non sporgo denuncia. Vai strada, capo! Ehi, hey, esci. Ciao, Chris. Allora, come stai? Bene, però ho un po' freddo. Mi raggomitolerei volentieri davanti al fuoco. Già, sarebbe piacevole. Fantastica, sai. Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso. Sarebbe un vero spettacolo. Sì. Decisamente. Quando ho intenzione di provarci con lei sul serio? Sì, la fai facile tu. Dai, su. Praticamente già adesso passa tutto il suo tempo con te. Beh, sì, ma siamo solo amici. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore? Qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a segno il colpo. Forse hai ragione. Sei un cacciatore, bello. Niente paura, nessuna pietà. Non devi lasciarle dietro scampo. Va bene, ho capito. Ho capito. Allora, qual è la tua idea per entrare nella baita dei miei amici? Ehi, mica ho detto di avere un'idea. Sembrava che ne avessi una. Non mi deludere, capo, altrimenti 4 deliziose signorine si congeleranno i culetti per causa tua. E questo non è esattamente il miglior modo per combinarci qualcosa. Ben detto, a nessuno piacciono i culi freddi. Cazzo, la batteria si sta scaricando. Ho dovuto disattivare il GPS. Proprio ora che sono all'aperto, dove potrebbe servirmi. La pianti di parlare del telefono? Che cosa? Perché? Perché parli solo di quello. Beh, sai, ci posso fare un sacco di cose. Ce l'hai un'app per farci entrare nella baia? No. E un'app per portarti a letto qualcuna? A dire il vero, senti, c'è questa. No, la risposta è che non ce l'hai. Bene, 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 abbiamo un pensatore. Buona idea.
Sto bene. Dovevo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, l'arrampicata sulla corda. Oh. Sono stato io. No, non credo. Tieni, usa questo. Oh, Chris, ho avuto una grande idea. Sì? Sicuro? E sarebbe? Ok, allora, sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. Che ci serve uno stick di deodorante? È spray, una bomboletta. Oh, sì, ora capisco. Lancia fiamme. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e... Ciao, ciao, serratura ghiacciata. Bingo. Bene, pensaci tu. Io devo andare a fare una cosa. Te la senti di cercare al buio per un po'? No, ma lo farò. Buona fortuna, ragazzo! Bello. Ah? Che cazzo era? Ciao Chris, molto divertente. Come hai capito che ero io? Ma tu non dovresti pensare a sbloccare la serratura? Ok. Thank you.
Salve, signora Washington. Sono di nuovo il sergente Tate. Temo che ci siano delle brutte notizie. Abbiamo esaminato i documenti e non c'è nulla che si possa fare. È un uomo libero, non... non possiamo limitarne legalmente gli spostamenti. So che non è quello che sperava di sentire. Mi chiami se ha bisogno di altre informazioni. Fine dei messaggi. Ok. Nessun nuovo messaggio. Ci stiamo congelando le chiappe! Grazie, grazie, grazie. Sarò qui tutte le sere. No! Cazzo! Quell'animale mi ha spaventato. Che cos'era? Stai bene? Era un orso o una tigre, non so. Oh, era solo un tenero cucciolo di ghiottone. Cucciolo? Non preoccuparti, da grande ti passerà la paura. Casa, dolce casa. Non la definirei proprio dolce. Grazie a Dio, siamo dentro. Anche se fa ancora un po' freddino qui. Accenderò il camino. Questo posto è sempre lo stesso. Nessuno ci è più venuto. E tutta la polizia che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente. No. Ma ciao, festaioli! Ehi! Ehi! Fai come se fossi a casa tua. Ok. Già, avanti. Mettiti comodo e prendi quello che ti pare. Tanto alla fine è quello che fai sempre, no? Wow, vacci piano, cowboy. Che facevi con Em sul sentiero? Cosa? Ti ho visto con Em. Con il binocolo. Prima? Ci siamo incontrati.
Era un po' che non la vedevo, così l'ho abbracciata. È illegale? Certo. Certo, non fa una piega. Sai cosa? Pensa a quello che ti pare. È un paese libero. Stai attento, Mike. Oh mio Dio, ma che schifo. Stai cercando di ingoiargli la faccia? Andiamo, non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Scusa, hai detto qualcosa? Oh, forse il tuo troieggio era troppo rumoroso. Sembra che a qualcuna bruci essere stata scartata. Già, per te è come al mercato del bestiame, sei una vacca di prima scelta. Ti brucia proprio chiamare vacca Miss Homecoming? Andiamo. Stai zitto, Matt. Stanne fuori, idiota! Ehi, attenta! Oh, solo tu puoi metterlo a tacere adesso? Nessuno può usare i tuoi giocattoli. Sei proprio una stronza! Vabbè. Non me ne frega un cazzo di quello che penso. Almeno io penso. Media del 9. Stronza, ricordati di me quando darei via il culo per lavorare. Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione tutte queste doti naturali? Ti prego. Non compreresti neanche un panino ammuffito con quel culo secco? Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi. Emily, basta! Stai esagerando. Non c'è motivo di litigare così. Già, Em, perché ti metti a litigare per il tuo ex ragazzo? Eh? Basta! Non è per questo che siamo venuti qui. Questo non ci aiuta. Non è quello che volevo. Se non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti, forse ci serve un attimo di stacco. Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, ok. Ti va di andarci? Sì, ma senza quella puttana. È proprio lungo il sentiero. È finita. Già. Allora, Josh, accendiamo il fuoco? Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da Rodeo. Matt, mi stai ascoltando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stiletto e tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavi dietro alla cassiera. Cioè, mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, Em, forse te la sei dimenticata. Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh, allora? Direi di no. L'avrai lasciata giù alla stazione della funivia. Dai, tesoro. Torniamo subito. E poi potremo scaldarci. Sì, potremo scaldarci. Ok. Ok, andiamo. Ok, andrò a farmi un bagno. Scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, pornodivi! Vi servono queste. Porno divi. Pagherei per vedervi. Che schifo. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok, capito. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No!
Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Ok. Oh mio Dio, veramente perfetti! Siamo tipo la coppia perfetta! Cavolo, sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano, magari riesci a farmi il book nel capanno. Ok, ci sto. Qua fuori si gela! Beh, ci sono io per questo. E come pensi di farlo? Ho un paio di idee. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Sì, è un tipetto. Però tu vacci piano con lei. Forse le brucia essere stata scaricata. Ehi, non è un problema mio, Mike, e neppure tuo. No, certo che no. Dico solo che non vale la pena di infierire, perché io passerei il tempo dandoci dentro, con te. Capisci cosa intendo? Capisci, vero? Sì, ok. Dico solo che farà meglio a darsi una calmata. Ok, vediamo. Boom! Bel colpo, Mikey. Wow, sei un mago! Voilà! Il cancello si apre. Non male, vero? Sì, davvero. È stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi.
Sei emozionato? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giri. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Mastro della polizia. Per Anna e Beth. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Ho sentito qualcosa. Sì. Oh, cazzo. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Jess! Cazzo! Ehi, hey, Jessica! Sì, ehi, hey, sto bene! Porca troia, mi hai preso un colpo! Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti! Bene, vuoi uscire? Non lo so, qui sotto non vedo quasi niente. Ok, vengo io da te. Stai ferma. Ehi, tesoro. Mi aiuteresti a spostare il carrello? Bene. Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo. A sudare insieme. Miseria. Questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, fustacchione. Pessimo. Strano posto per fumarsi un sigaro. È recente. Chissà chi è stato qui. Wow.
posto. Sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No, no, sembra più una specie di altare. Un altare a cosa? Stai bene? Sì, per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Merda. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni angolo. Va bene, va bene. Ora non fare troppo il grado. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Non è che per caso hai bevuto, tesoro? Ci siamo solo noi qui. Forse... Ehi, Jess! Mm-hmm. Non allontanarti. Perché? È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni. Oh, Michael! Ho un'idea geniale! Cioè? Abbracciamo un orso! Dai, per favore, dai! Meglio evitare di abbracciare gli orsi. Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Avevo paura.
noia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia. Ah. Boom! Ok, ok. Se le cose stanno così... Jess? No! Jess! Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Oh, non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Andiamo. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Cos'è stato? Di Anna. Accidenti, Anna. È ricotta, eh? Proprio non riusciva a togliersi dalla testa Mike.
assicurarci delle coperte. Puoi farcela. Noi crediamo in te. Sì, davvero. Forza, Josh, forza. Va bene, pubblico non pagante. Sapete una cosa? Mi è venuta un'idea. Cioè? Sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una bella tavola spiritica. Una cosa? Wow, hai una tavola spiritica. Sì, sì, esatto. Divertente, no? Quelle cose sono finte, dai. Non fanno niente. No, ti sbagli. La usavamo spesso, io e... Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Voi, piuttosto, vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Dai, sarà come una caccia al tesoro. Ok. Va bene. Grande, non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro? Ad assegnare a Chris Ash una missione. Ah, credo che un po' di tempo da soli gli farà bene. Vorrei che Chris si dichiarasse, ma è paralizzato dalla paura che lei gli dica di no. Non succederà mai. Che cosa? Beh, che Chris si dichiari. Conoscendolo lo farà solo con una pistola puntata alla tempia. Sai, Sam... Sì, Josh? Io volevo dirti... Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno e che... sia tornata tu, Sam. Josh, siamo qui per te. Se ti serve qualcosa... Davvero, noi tutti ce la faremo. Insieme. Voglio solo che ci divertiamo, ecco. Attenta al gradino. Credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui... è abbastanza inquietante. Già. Meglio non venirci da soli. Thank you.
ci fa qui questa? È tua? Certo che sì, la usavo per giocarci con mio padre. Logicamente, prima che non avesse più tempo da dedicarmi. Ah beh, lasciamo stare per ora. Ok, vediamo cosa possiamo fare con questo vecchio boiler. Scusa, poi me la puoi tenere? Cos'era? Cos'era cosa? Fammi luce qui, così vedo cosa faccio. Ehi, tieni ferma la luce, così ci vedo, ok? Non male. Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il boiler. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Spaventata. Oddio. Non muoverti. Cosa? Dietro di te. Sì, certo. Josh, dico davvero, c'è qualcosa. Peccato! Va bene, brava. 30-0. Cosa? No, quando hai fatto il primo punto? Si parte da 30, no? No, da 15. No. Molto meglio il ping pong. Ok, lo senti anche tu, vero? Josh. Cosa? Il ritmo è regolare, strano. No. Non ci sento nulla di regolare. Forse meglio controllare. Perché? E se fosse una conduttura che sta per saltare o un problema con la caldaia? Impossibile. Se fosse casa mia, farei di tutto per evitare che scoppi un incendio. Già, giusto. Ok. Andiamo, perché queste porte sono chiuse? Per tenere fuori gli estranei. Ehi. Cosa? Ehi. Ma che diavolo? Boom. Ci siete cascati. Cosa? Davvero bello, bello. Ma perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena.
Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici sul serio? E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello, davvero, roba forte. E va bene, ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo? Non ho detto niente del genere, ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero! Andiamo, te la sei fatta sotto. Josh! Ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Sapete, no. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh, ma occhio a Josh, è un cospiratore. Ok. Pronto, Matt? Vuoi venire con me a prendere la borsa? Sì, arrivo. Prego, madame. Grazie mille, sir. Sì? Penso che dovremmo riavviare il weekend da ora. Tabula rasa. Eh? Niente litigate, niente Mike, niente Jess. Solo io e te che ci divertiamo in mezzo alla natura. Ah, intendi dire al naturale? Proprio così. Mi piace l'idea. Ehi, stupido, vieni di qua. Vuoi portarmi in un posto appartato? Perché non vieni a scoprirlo? Matt. Sì? Grazie per avermi aiutata a trovare la borsa. So che a volte sono davvero pesante. Sì, tranquilla. No problem. Non mi sembri molto convinto. Tutto ok. Davvero. Oh, tesoro, mi tieni il broncio. Ma no! Davvero no. Allora aspetta che torniamo alla baita, così ti mostrerò quanto tengo a te. Thank you.
ballo. Ah, oh, che bello essere qui stasera. Wow. Già. Ed è bello essere qui con te, Mister Muscolo. Ah, non sono tutto muscoli. Ho anche un po' di cervello. Il tuo cervello basta a trovarmi attraente. Passiamo ai muscoli. L'hai mai fatto fuori? Fuori da cosa? Dalla mia auto. La tua auto è grande. Qui non è abbastanza grande? Sai una cosa? Cerchiamo un punto migliore. Questo punto comincia per G? Ci sono un sacco di posti qui attorno. Ho già sistemato questo per noi. Da gentiluomo. Dai, guardiamoci attorno. Oh, guarda qua. Ehi. Ma che cavolo è? Non essere geloso. Perché mi hai portato qui? Mi sento un idiota. Non fare così. Io sono qui con te adesso. L'idiota è Mike. Ok, forse idiota non è la parola giusta. E qual è? Fortunato. Così va meglio. Bella bocca questa affare, infilaci la mano. No, non ci... Dai, falla entrare lì. Ah! Emily! Emily! Ci sei cascato. Cazzo, sei proprio stupida. Oh, andiamo. Cos'è stato? Non lo so, forse è un animale. Non mi piace. Ecco qui, madame. Grazie. Ah, davvero notevole. Qualcuno ha fatto un pupazzo. Quello non c'era prima. È un messaggio. Wow. Sarà stato Chris o Josh. Ci prendono in giro. Non è divertente, ragazzi. Non mi piace. Neanche a me. Oh! Matt! Cosa cazzo succede? Ma che diavolo è stato? Sai, non me ne frega più niente delle mie mutande. Voglio solo andarmene da qui. Concordo.
Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme l'isolamento, la solitudine. Condividi questa paura? No. Allora, cosa provi per la gente che ha paura? Capisco, beh, Mike ha paura dell'isolamento. Ti dispiace per lui. Non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Andiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Ok, quindi diresti la verità? Anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? La carità è sopravvalutata, immagino. Meglio essere veri con se stessi che aiutare gli altri? Ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. Solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington, le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Ehi, qualcuno sta diventando amichevole. Boom. Effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? No, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Jess? Jess!